Carlo Cracco, uno dei migliori chef italiani, ha terrorizzato migliaia di aspiranti chef solo con uno sguardo. Oggi affronta la sua sfida più dura, far cucinare uno dei suoi piatti a qualcuno di spalle. Alessia, io direi di partire. Un concorrente cercherà di rifare il piatto solo ascoltando le sue indicazioni. Non devi girarti, sennò ti tocca lavare i piatti. Posso essere molto paziente. Ok. Ma posso anche diventare molto, ma molto pesante. Ce la farà. Una ricetta ogni giorno diversa. I piatti saranno uguali. Per fortuna, ad aiutare i poveri cuochi ci sarà Camilla. Hai mai pensato di darti al beverage? Scotti. Posso dire squisiti. Concorrenti, scaldate le orecchie. Si cucina. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera Carlo, come stai? Benvenuta a te Camilla. Ti ringrazio. Cosa cuciniamo stasera? È rimasta poca roba. Una ricetta salva frigo, con le cose che sono rimaste, sì. Va bene. Sono le alette. Di pollo. Alette di pollo. Allora abbiamo dei pomodori, tutta una serie di spezie e di aromi. Abbiamo quella verdura verde lunga, che cos'è? Cosa sono quelli? Io non lo capisco da qua. Ma sì, non ti preoccupare. Chi è che viene oggi? Oggi viene Stefano, va bene, Stefano, va bene. Facciamolo entrare. Vediamo la clip di Stefano, allora. Sicuramente a cucinare non hai imparato da me. Hai imparato dalla nonna. Lui, fin da piccolo, faceva le tagliatelle con lei. In cucina, di solito, gli viene quasi tutto bene, ma quando sbaglia, sbaglia di brutto. Però io sono sempre, sempre, sempre orgogliosa di lui. Amore mio, mi raccomando, mettici tutta la grinta che hai e battilo. Anzi, strabattilo. Ciao Stefano. Ciao. Benvenuto. Camilla, piacere. Carlo Cracco. Piacere, benvenuto. Vieni pure accanto a me. Come stai? Bene, bene. Sei agitato? Ma beh, il giusto, il insomma. Giusto? Il giusto, sì, al sì. Al mattino tu non hai bisogno di caffè. No. Vabbè, emozione. L'ho bevuto da piccolo e... Da lì è rimasto fermo. Cosa fai nella vita? Io mi occupo di robotica e faccio dei software per tutti la robotica. Per questa cosa qua. Ma non robot da cucina. No, non robot da cucina. Quindi la cucina rimane fatta a mano. Assolutamente sì, anche perché è un piacere farla e mi sembra giusto. Tu la fai di solito, cucini? Sì. Allora Stefano, le regole sono molto semplici. Okay. Cucinate uno di spalle all'altro, non ti puoi mai girare, vietato assoluto. Tu puoi fare quante domande vuoi e Carlo ti spiegherà tutta la ricetta passo passo. Fantastico. Il tuo obiettivo è fare un piatto il più simile possibile a quello di Carlo. Ok. Sei pronto? Carlo, ci si prova. Nato pronto, quindi cucina. Stefano, sei pronto? Prontissimo. Vieni. Andiamo. Con chi sei venuto, Stefano? Io sono venuto con Silvia, la mia fidanzata, e mia mamma Anna, che insomma è tesissima di là. Vado a tranquillizzarla. Perfetto, allora. Grazie mille. Stefano, oggi andremo a preparare una ricetta che è fatta con le alette del pollo, caramellate con ocra. Sai che cos'è l'ocra? Color ocra è una spezia, immagino che sia quella lì arancioncina. Sono quelle verdure. Porca miseria. Che sono sulla tua sinistra, vicino allo zenzero, e appuntite. Ok. C'è ocra. Ah, questa è l'ocra. Questa radice lunga che spunta dal bicchiere? Non lo so, sinceramente. Come non lo sai? Come non lo sai? Lo so io. Sembra un cipollotto, ma... Lemongrass. Ah. Poi cosa abbiamo? Del tabasco, abbiamo del peperoncino, abbiamo della curcuma in polvere, soia, polpa di mango, pomodori. Abbiamo l'ocra, del miele, del burro. Innanzitutto partiamo a fare ridurre la nostra salsa. Non posso fare. Non ti devi girare. Gira. È già sbirciato. Stefano, non ti vediamo da qua. Dovresti sentire che parte. Cracchetto. Perfetto. Prendi un cucchiaio nel primo cassetto. Prendi il miele. Il miele, quanto? Ti metti almeno 2 cucchiai. Ok. Lo facciamo ridurre. Okay. Guarda che il colore lo prende subito, Sta colorando? Colorando leggermente, più bianco che colorato. Sì. Versiamo l'aceto. È troppo chiaro. È troppo chiaro il suo. Versiamo un po' di soia. Un cucchiaio? Abbondante. Un po' meno della metà di quello che c'è del bricco. Mettiamo il mango. Mettiamo un po' chissà di curcuma. Chissà che sto combinando. Curcuma ne metti...
veramente la punta posteriore del cucchiaio, il manico del cucchiaio, No! Il manico del cucchiaio, quello ti pare il manico? È emozione. Ti piace il peperoncino? Sì. Vai tranquillo. Allora mettine a tuo gusto, così non sbagli. Facciamo un casino. Un po' di... Mettiamo anche un po' di tabasco. Anche lì va. Anche tabasco, ma goccia, quante gocce? Mezzo cucchiaino. Mezzo cucchiaino! Sono immangiabile! Ma gocce! Prendi in mano la pentola. Sì. Vediamo, controllo di cracco. Girati con me. Vai. È un po' poca la mia, forse. No, anche il colore è troppo chiaro. Troppo chiaro. Tu hai messo più soia? Forse sì. Ma ti fidi? Che coraggioso, un uomo adesso coraggioso. Assaggia. Adesso assaggia e sviene, dici. Sì, è troppo dolce. Metti un po' più di soia. Perfetto, dai. Oh, pensavo peggio. Ti piace il peperoncino, eh? Eh? Ha esagerato col tabasco, mi sa. Prepariamo il succo, facciamo un estratto. Okay. Saprà usare, sì, l'avete mai visto. Benissimo. No, in casa nostra non c'è. Prendiamo un po' di rabarbaro, prendi un coltello. Lo tagli, non massacrarlo. Zenzero, una radice di zenzero abbondante, se è troppo piccola. L'estrattore, metti tutto nell'estrattore e poi ti esce solamente il succo. Lemongrass, tento che il lemongrass è un po' più legnoso, per cui devi avere il coltello ben fermo. Ok. Ci sei? Metti tutto nell'estrattore. Estraiamo il succo dalle nostre radici, dai nostri Ok, accendo l'estrattore, via. Adesso Stefano da oggi si compra un estrattore e fa solo estratti. Sei? Sì. Poi lo versiamo all'interno della nostra salsa. Tempo che bolle e poi dopo lo togliamo. È mescolato? Sì. Prova a assaggiare. È interessante, sa molto di limone. Ci sei? Ci sono. Allora, veniamo alle alette. Vai. La parte più difficile. Immagino. Dividiamo la parte, quella che diciamo sta attaccata al petto, sì, dall'aletta. Ok. Ok? C'è un'ala di dimensioni pterodattilo. È un dinosauro, non è un pollo. Dividi in due l'aletta. L'importante è che trovi il punto, la giuntura dove tagliare. Ok, trovato. Poi prendi la seconda parte e dai un colpo secco, allontani le dita, magari toglile. E poi? Spezzo? Sì. Ok. Sai cosa facciamo? Mettiamo su dell'acqua. Mettiamo su l'acqua a bollire. Questa operazione qui di solito si fa sempre con una mannaia piccolina. Okay. La stessa cosa fai sulla parte alta del pezzo ciccione. Sarebbe più facile vedere, però va bene così. Ma il gioco è questo. È una parte anche molto tecnica, difficile da spiegare sulla voce. Infatti, Non vedere le spiegazioni è effettivamente molto complicato. Dividi anche le altre, dividi i due pezzi. Io non sarei riuscita a tagliarlo. No, ma niente. Avrei fatto un disastro. Se ci sei, le facciamo sbianchire le alette. Ok. Prendi una schiumarola, un ragno, quello che vuoi. E oltre alla cucina, tu Carlo, che passioni hai? La cucina. La cucina, è fantastico. Adesso le dobbiamo un po' lavorare. Le facciamo belle. Ci provo. Sì, non mi sembra di usi il coltello e cerchiamo di dargli una forma la più bella possibile. Un po' grossa, una è grossa, una è piccola, vabbè. Mettiamo sopra l'altra padella, sempre a 8,5. Hai fatto un po' di ordine? Stai lavorando bene? Ma devo dire che Le alette sono orrende, però il bancone non è ancora un disastro. Che brutte che sono, ragazzo. Metti una nocciolina di burro, due. Okay. E un filo d'olio.
un filo d'olio. Okay. Dai, vai, allora. Picchio d'aglio in camicia. In camicia, ok. Un po' di alloro. Sei... Ti fidiamo che siano già pulite le foglie, no? Devi mangiarla? No, però... Sono... E allora fatti gli affari tuoi, no? Ok. Mi fido. Hai messo le alette nella casseruola? Metto le alette nella casseruola. Adesso le metto. Se vuoi, Con calma. Io ho messo anche un po' di timo e un po' di rosmarino. Timo e rosmarino, ok. Abbassa un po'. Mettilo a 7. Hai messo il coperchio? No, perché allora, non me l'hai detto, adesso lo metto. Si vede che volevo farti sbagliare. Ah, grazie. Mettici il coperchio se vuoi, ma il coperchio serve solamente a non sporcarsi. Cioè lui ha questo potere di farti anche distrarre. Però non ce l'ho io il coperchio, ti assicuro che... Non ce l'hai? Sotto l'antina. Mi sa che l'hai già fatto incavolare, Stefano. Sì. Ok. Avevi detto, scusami, rosmarino, timo e ci hai messo qualcos'altro anche? No. Ok. No, non volevo essermi perso un passaggio nella chiacchiera. Secondo me non è che hai perso un passaggio, hai proprio perso il treno. Perso il treno. Stanno colorando le tue alette? Sì, devo salarle anche? Ti ho detto di salarle? No, era una domanda. Non fare domande inutili. Ok. Impara. Va bene. Che colore hanno? Giallo acceso. Una. Quell'altra, quella che ha meno pelle, è un po' più bianchiccia. E poi devi farle colorare tutte. Farle colorare più, ok. Rimettiamo la salsa sul fuoco. Ok, prossimo acquisto le piastre a induzione. Sì, direi per allenarsi. Prendiamo l'ocra, tagliamo via la parte superiore, quella a filo. Con... Hai tolto la parte superiore? Quante ne devo fare? Fanne 4, 5, 6, fanne qualcuna. Ah, questa è la famosa ocra, che io non ho idea di che sapore abbia, tanto meno di come si cucini. L'ocra adesso andiamo a cuocerla. Prima finiamo le alette. Sì. L'aglio lo lascio comunque dentro? È una domanda stupida. L'ho fatta, la ritiro. Riassorbita. Vai. Ok. Ok. Togliamo dalla piastra. Le tolgo dalla pentola, capito? Dove le appoggio? Puoi metterle sospese. Poi nel piatto di prima. Le puoi tenere in mano. Non mi sembra bello. Facendo tipo giochi da giocoliere. Ma ho optato per prendere un piatto e mettere nel piatto. Hai fatto? Sì, ho fatto. È ancora il primo. Immergiamo le nostre alette nella salsa. Non mi fido di guardare quello che sto facendo, cioè nella salsa della pentolina. Sì. Mi filo dentro le alette. Immergile, ti prego. Ditemi voi. Le alette. Sì, caro. E le immergi nella salsa. Vabbè. Ci provo. Mettiamo sulla padella. La mettiamo a 6,5, okay. La facciamo scaldare. Non quella, un'altra padella. Mannaggia. Hai messo la padella nella piastra? Ho messo la padella nella piastra, l'ho messa a 6,5. Quella pulita? Quella pulita la metto adesso. Allora, quanto la metto? Non lo sopporta più. No. Secondo me adesso si gira e gli tira una coltellata e una padellata. Mettiamo un filo d'olio. Ui, ce l'ho. Fatto. Prendi un goccio d'acqua. Acqua. Lo metti nella padella. Prendi qualche pomodorino. Sì. Li incidi 5, senza togliere il picciolo e incidi a metà il pomodoro. Ce l'ho per metà, o solo incido... Hai messo l'ocra nella padella? No, non ho ancora Mettila. Messo. Ok, metto l'ocra nella padella e incido i pomodori. E sei vanno bene? I pomodori? Li sto incidendo, qualcuno l'ho già inciso, altri li sto incidendo. Sono in divenire. Se io ascoltassi... Guarda, non posso ridere perché altrimenti mi cadono giù le rughe, ma credimi che vorrei ridere tantissimo. Mettili nella padella con l'ocra. Ok. Sposta il coperchio delle alette sopra le verdure.
anche se va giù, non importa. Fatto. E vai a glassare, perciò vai a prendere un po' di salsa e la metti sopra alle alette di pollo. Quando hai finito, controlla le verdure perché cuociono veramente velocemente. Ok. L'ocra come si fa a capire se è cotta? Glielo puoi chiedere. Sei cotta? Ha detto è cottissima. Però mi sa che qui... Sai il motivo per cui sto in cucina? Per il silenzio? No, io credo perché... Perché non ti sopporto più. È veramente bello stare in cucina, più. È veramente bello far da mangiare per le persone e poi mangiare anche noi. Spegni tutto. Mi sono persa il motivo per cui ha messo le cosce nel piatto. Forse perché era troppo perché asciutto. Era troppo asciutto, rischiava di bruciare. Prendi il piatto quadrato e andiamo a comporre il piatto. Ok. Questo è l'unico momento dove puoi non ascoltarmi e fare quello che vuoi tu. Ma io procederei come prima, cioè continuerei ad ascoltare se fosse possibile. Certo, perché è l'ascoltatore. Prima non è che è andata proprio benissimo. Ho già messo in modalità off. Ah, che miseria. Sorry. Quindi devo inventare. Fai un bel piatto, eh. Ci proviamo. Se sono troppo lunghe, tagliale. Erano un po' umide. Chi? Allora hanno lasciato un po' d'acqua. Sì, c'è un po' di sughetto, no? Sta facendo un fiorellino con le... Sì, dici, sta facendo... Fa un fiore di pollo? Un fiorellino di pollo. Hai messo l'ocra? L'ocra l'ho già messa, sì. Poi cosa hai messo? Poi ho messo due alette. Le alette, aspetta, mettile per ultime, no? Ma volevo fare una roba un po' verticalizzante. Anche! Vabbè. Verticalizzante mi preoccupa. So, non ti piace questa idea del verticale, no? È stupenda. È stupenda, eh? Cioè... Non c'ero arrivato, scusa. Lo so, L'arte è arte, noi non siamo nessuno per poterla giudicare, giusto? Ah, io men che meno proprio. Le alette, più tempo le lasci all'interno della salsa e più diventano buone, diventano sugose. Su questo credo che non ci sia nessun problema. Non c'è il pericolo. Non c'è il sugo! Non c'è più sugo! Sì, sì, io penso di averle abbastanza sassi. Non voglio più girarmi per il resto della mia vita. Non sono soddisfatto dell'impiattamento dell'ocra, però. È bellissimo. Bellissimo. Vi faccio un applauso sulla fiducia. Siamo? Je suis. Bravo. Prendi la campana. Dov'è la campana? Dentro l'antina. Ah. Dentro l'antina. La campana. Ah. La cloche. Ah, la cloche, ma va. Anche te, Carlo, su. Come grazie. La campana. Anche Carlo. Per fortuna che ha riso. Almeno ride. Andiamo da Camilla. Andiamo da Camilla. Grande. Mi sono divertito tanto. Io non so tu, ma io mi sono divertito. Bene, vado a tranquillizzare Stefano e poi assaggiamo insieme i piatti. Ti prego, cerca di tranquillizzarlo. Vengo a tranquillizzarti. Grazie. A nome della mamma, che ti abbiamo visto un po' agitato. No, non ero agitato, ero di corsa, ma... Bello, ti ho visto... No, era il pollo che era un po'... Ah, sì. Scusa, perché dietro... Era un po' nervoso, e per quello. Non riusciva... Mani sulle cloche. 3, 2, 1, sulle cloche. Non vale. Uguale. Però, dai. Allora. Gli sbiscioli ci sono. Gli sbiscioli, questo sbisciolo meglio è meglio di quello, di quello là, sì. Senz'altro il pollo è saporito, perché la salsa, ho visto sì, che sì. La tua si era bella. Sì, sì, secondo non me ti piace il piccante. No, io adoro il piccante. Sì, questo è potente? No? Sì, sì, sì. Il suo è un sufficiente. Pochino. Potente? Secondo me sì, perché anche prima ho avuto qualche difficoltà. Momento di... ho scaldato subito l'ambiente. No, è un po' troppo forte. La troppo? Salsa. Sentiamo. Mi sembrava che stesse per chiedermi, non so, la ricetta. È troppo. No, dai. In Puglia mangi così più o meno. Voglio sentire come doveva essere, così una curiosità personale. Adesso dovresti bere dell'acqua. Questa è un'ottima crema pasticcera in confronto a questa. Posso è quasi un dessert, potremmo dire.
Eh sì, è un po' più... Però è buona, eh? Però è buona. Forse andava stemperato un attimino, forse un forse boccino all'inizio devo mettere un po' più di... Però dai, Carlo, possiamo promuoverlo? Nonostante... No, no, io lo promuovo volentieri perché così almeno me ne libero. Nel senso che vorrei sperare di non rincontrarlo mai più. Abbiamo esaurito tutti gli argomenti. No, come cuoco. Cioè, come persona invece. Come persona, no, ci andrei... adesso ci penso. Nel frattempo... Facciamo entrare la tifoseria? Tu fai entrare la tifoseria. No, perché io lo so, questo è un preludio. Devo andare. No, Carlo, io ho controllato il regolamento. Non era prevista questa cosa. Ti giuro, non riesco più. Niente, facciamo entrare la mamma, dai. Che... Dai. Prego, tifoseria. Eccoci, com'è andata? Scolare. Dì quanto abbiamo riso. Noi ci siamo divertiti. Noi ci siamo divertissimo. E adesso... Anch'io. Tu sei un casinista. Sai, è poco più, però dai, l'emozione, era agitato. Sì, sì. Volete assaggiare i piatti? No, grazie. Niente? Dai, lei, io assaggio, certo. Io quello di... Assaggerò quello dello quello chef. Quello di Carlo? Sì. Vai. Ottima scelta. Noi ci vediamo domani.